Buonasera, proseguiamo nella nostra rilettura di Abraham Joshua. Oggi vi voglio parlare di questo libro, Un divorzio tardivo. È un bel libro, è stato scritto, me ne sono segnati così mi sono fatto un'idea un po' più preciso. Questo libro l'ha scritto nel 78. 81, tre anni. A lui la fine di questo libro e di quasi tutti i romanzi mette l'anno in cui è stato scritto. Pensate che l'amante di cui abbiamo parlato tempo fa è del 74-76, quindi è precedente. Cinque stagioni di cui abbiamo parlato dell'87, quindi viene dopo. E ancora più avanti viene il signor Mani nel 90 l'ha scritto. Quindi questo è un libro, uno diciamo dei primi libri. Il secondo che è scritto? Primo l'amante e secondo un duello tardivo. Poi ha scritto dei racconti, che è il prossimo libro di cui vi parlerò, che sono un po' spalmati lungo tutto un periodo, cominciando da molto prima di questo periodo. Allora, Un divorzio tardivo parla di un Kaminka, il signor Kaminka, il dottor Kaminka, un signore di 65-66 anni che vive in America, dove è andato e abitava a Gerusalemme, in Israele prima, che torna in Israele perché lui se n'è andato perché sua moglie probabilmente anche ha tentato di ammazzarlo, ma comunque sua moglie è stata ricoverata in un istituto psichiatrico, in un manicomio, e lui si è andato in America per rifarsi una vita. Si è dimenticato della moglie, o perlomeno insomma è andato pochissime volte a trovarla, e torna perché in America si è rifatto una famiglia, un'altra donna, e sta aspettando la sua donna un bambino. Allora lui vuole con questo divorzio chiudere definitivamente la faccenda per motivi di carattere anche legale, insomma, no? Per la salvaguardia del figlio che nascerà in America. Quindi torna in Israele, sta in Israele per 9 giorni, una decina di giorni scarsi, per organizzare questo divorzio, che è una cosa seria perché deve essere fatta da dei religiosi, non può essere fatta da uno qualsiasi, e quindi insomma va sciolto secondo i criteri della legge ebraica. In questi giorni lui incontra i suoi tre figli, perché lui ha tre figli, già due maschi e una femmina, un maschio sposato, un maschio non sposato, una femmina sposata con un figlio. Come è organizzato il romanzo? I capitoli del romanzo hanno come titolo i giorni della settimana, i giorni durante i quali avvengono degli episodi: domenica, lunedì mattina, lunedì, giovedì notte, venerdì tra le 4 e le 5, sabato, eccetera, fino al primo giorno di Pasqua, quando finisce il libro. Ciascuno di questi capitoli è il protagonista di ciascuno di questi capitoli, colui che parla, l'attore principale di questo è uno dei vari componenti del gruppo, una volta lui, una volta la figlia, eccetera, eccetera. E la scrittura sembra che cambi un pochettino. Per esempio, uno di questi capitoli è un dialogo, però parla solo uno, non viene riportata la voce dell'altro, che è come, se qualcuno si ricorda, uno dei capitoli, eccolo qua, me lo sono portato, del signor Mani, quando due ufficiali tedeschi che devono decidere in un piccolo tribunale la sorte del signor Mani, di quel periodo lì, della Creta, l'invasione tedesca di Creta, hanno questa discussione pre-processo e parla uno solo. Così. Quindi c'è uno stile che cambia un pochettino, uno stile direi uno interessante. Insomma. L'unico punto è qualche volta all'inizio del capitolo è difficile capire la situazione, poi dopo si spiega perché c'è un elemento che ci fa capire chi parla, no?
vengono messe in luce, e questa è la parte più interessante, diverse figure che sono presenti nella società israeliana e nella vita di queste persone. Allora abbiamo il marito di una delle figlie, che è un avvocato, che parla tanto, che fa battute, eccetera, che in altri libri di argomento assomiglia a uno degli stereotipi delle persone della società israeliana. Abbiamo i genitori della moglie del figlio, invece, che sono ortodossi, o più che ortodossi, sono strettamente religiosi. E allora descrive alcuni aspetti di questa situazione. La moglie di suo figlio, figlia appunto di questi ortodossi, fra l'altro è un po' strana e vuole fare la scrittrice e scrive dei lavori che poi vorrebbe che lui li valutasse. Uno dei due figli è omosessuale, ma con dei problemi molto seri, con un amante più o meno rifiutato. E quindi, insomma, c'è tutta questa storia, si racconta il divorzio. Allora, il divorzio ha dei problemi, perché all'inizio lei sembra non volerlo accettare, l'intervento di uno dei figli non funziona, anzi dell'avvocato, il marito della figlia, quindi insomma è un po' complessa la faccenda. Vengono messe in luce appunto queste persone, vengono messe in luce in modo molto 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 bello, proprio descrizioni bellissime, i rapporti di tipo familiare, viene presa anche in considerazione il problema di quelli che, fra virgolette, scappano da Israele, no? Quelli che insomma vogliono scappare da una situazione, da uno Stato che non li considerano più. C'è il problema quindi della laicità e della religiosità all'interno dello Stato, che è uno dei temi di Yeshua, che viene spesso trattato, insomma. E così, insomma, è tutta questa storia, insomma, molto molto continua, insomma, è un libro che non ha pause. Questa divisione in capitoli e il fatto che cambi la prospettiva in ogni capitolo che viene letto, e in questo modo ti fa, come dire, è come fosse, è sempre nuovo, si rinnova sempre l'interesse per quello che stai leggendo. Ecco, io non vi dico altro, naturalmente, non vi voglio raccontare troppe cose su questo libro, ma senz'altro è un bel libro. Qui dice La crisi di una famiglia come metafora dell'identità ebraica divisa tra diaspora e costruzione di uno Stato nazionale. Ecco, qui c'è anche questo. Naturalmente questa è una interpretazione del libro, non è che racconti, no, aspetta, però lo fa penetrare in chi lo legge. Questa è stata proprio un'impressione netta che ho avuto, no? Mentre lo leggevo, in alcuni punti, qui sta raccontando uno Stato, non sta raccontando una situazione familiare, sta raccontando uno Stato. Questa capacità di Yeshua di raccontare delle cose attraverso il linguaggio familiare è assolutamente fantastica. È una caratteristica che lo accomuna anche ad altri scrittori importanti israeliani, di cui io ho anche parlato, che però, insomma, rende queste letture estremamente piacevoli. Quindi è un divorzio tardivo, ricordo, siamo sempre nella prima parte, nei primi anni di scrittura di Yeshua. In questi anni, diciamo che fino al 1994, quando è scritto Ritorno dall'India, 5 stagioni, abbiamo detto l'87, questo qua dell'89, L'amante del 74, e poi andiamo nei libri che ha scritto più avanti. Ha scritto anche 2 saggi, che naturalmente avrò voglia senz'altro di rileggere, e ci vedremo e continuiamo su questo tema. Benissimo, un divorzio tardivo, Abraham Yeshua, e buona lettura.